Yanis Valentino Quinti, grazie e bentornato su Ops TV. Oggi siamo a due passi dal ponte che collega i territori di Porto San Giorgio e Lido di Fermo. È un ponte in fatiscente, a dir poco. Grazie a voi per l'attenzione. Sì, come potete vedere dietro a noi siamo qui al di sotto del ponte che collega Porto San Giorgio con Lido di Fermo lungomare e al di sopra del torrente. Il ponte è chiaramente in stato di fatiscenza avanzata, come potete vedere dai ferri scoperti e dallo stato delle spalle della travatura. E la situazione di questo ponte è così da anni, almeno dal dopo il 2009, e ciò che mi preoccupa, al di là dello stato a livello insomma ingegneristico, a livello tecnico, è il fatto che non vi sia stata nessuna attenzione e nessun altro negli ultimi anni abbia evidenziato questa problematica. Stiamo parlando comunque sia di infrastrutture, ovvio, non è un ponte su un grande fiume, ma stiamo sempre parlando di una infrastruttura primaria per il nostro territorio. E da un'analisi fotografica alcuni tecnici mi hanno potuto dire che la situazione non è assolutamente ottimale e c'è il rischio che neanche una sorta di ristrutturazione, una sorta di tamponamento diciamo leggero, per non utilizzare termini tecnici, non sarebbe sufficiente. Addirittura per avere la piena certezza avremo bisogno di una prova di carico per valutare la stabilità del ponte. A dire la verità, a inizio estate 2012 un ex amministratore di Porto San Giorgio aveva segnalato il problema, però oggi siamo ormai a fine settembre, quasi a fine settembre, e il problema persiste. Io parlavo dal lato insomma dell'amministrazione fermana e da quel lato insomma non si è sentito nessun monito, nessuna attenzione particolare. Quindi senza procurare allarmi, qui il problema, il rischio di un crollo esiste. Per avere la certezza tecnica c'è bisogno insomma di un controllo approfondito proprio a livello di ingegneria civile. E comunque sia lo stato insomma delle cose non è positivo. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Giorgio Fedeli, Ops TV.